Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Intanto è giusto valutarli su quello che faranno, ma non siamo nati ieri, cioè sono persone, questo governo ha pochissimo di nuovo, quindi sono tutte persone che hanno una storia, un percorso, hanno detto e fatto delle cose. Tra questi c'è Guido Crosetto, che è stato un politico, è stato un sottosegretario alla difesa, poi ha lasciato il governo e ha fatto il lobbista per il settore delle armi, poi è tornato in Parlamento, poi si è dimesso e ha fatto il lobbista per, appunto, ha costruito questa sua carriera da presidente dell'AIAD, che è un'associazione di categoria, presidenza che lui ci aveva detto essere non remunerata. Dell'industria. L'associazione di categoria difesa, dell'industria, no? Della difesa e dello spazio. Allora, noi come facciamo con tutti i governi, con tutti i ministri, abbiamo lavorato, i miei colleghi Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizia hanno ricostruito questa strana vicenda di Crosetto. Cioè lui prende 600.000 euro all'anno, prendeva, da Leonardo, di cui formalmente nessuno sapeva che fosse dipendente, perché lui risultava presidente di un'associazione di categoria non, presidenza non remunerata. Allora, intanto bisognerebbe sapere cosa faceva, perché lui non era, prende più del presidente di Leonardo. Allora, era una specie di super lobbista di Leonardo, sostanzialmente, cioè di Finmeccanica, cioè di un'azienda controllata dal governo i cui destini dipendono dal ministero. È una questione di opportunità. Ma sai, dipende cosa consideri opportunità, cioè non c'è. Diciamo, la legge sul conflitto di interessi in Italia l'ha fatta Berlusconi, quindi non regola molto bene i passaggi dagli affari alla politica, regola solo quelli dalla politica agli affari. Se Crosetto, però il punto è, c'è un'altra legge del 2013 che dice che se Crosetto fosse stato capo di gabinetto del Ministero della Difesa non avrebbe potuto fare quel lavoro, perché la legge dice che tu non puoi andare a occupare un incarico pubblico che riguarda quelli che ti pagavano prima, ma la legge non riguarda i politici, perché la legge l'ha fatta Berlusconi. Quindi è chiaro che tutti sapevano, anche dentro Fratelli d'Italia, che lui poteva avere qualunque ministero tranne la difesa. Non l'hanno potuto dare ad Adolfo Urso, perché era una società che faceva affari con l'Iran e quindi andava, era pure peggio, quindi hanno ripiegato su Crosetto. Ma come dire, è una situazione complicata. Allora, scusa, ti do subito la parola, Laura Tecce. No, volevo solo dire al ministro Crosetto che ovviamente le porte di 8:30 sono aperte qualora lui volesse venire nostro ospite. Laura, invece che andare nei tribunali, meglio parlarne in televisione. Non va neanche il Rai, non è andato neanche il Rai. Il capo dello Stato, Mattarella, che è molto attento a queste cose, non ha eccepito. Quindi, evidentemente, dal punto di vista giuridico, l'abbiamo già detto, non c'è nessuna forma di incompatibilità. Dal punto di vista dell'opportunità, allora, innanzitutto il fatto che fosse advisor, cioè consulente, diciamo, di Leonardo è pubblicato sul profilo LinkedIn pubblico di Crosetto da sempre, non da un giorno. Il fatto che lui aiutasse, diciamo, nelle trattative di vendita aziende italiane, perché Leonardo è un'azienda, non italiane, partecipate dallo Stato, e fosse un rapporto G2G, cioè governo-governo, ok? Non era un privato e quindi lui un lobbista pagato dai privati che faceva, come una dire, gli interessi. Prova contraria, Leonardo, no, è una società quotata in borsa, non sì, è una, non no, è no, una no, è una partecipata, è una partecipata. E ti voglio dire anche di più, AIAD, cioè l'associazione delle imprese che si occupano di difesa dell'industria aerospazio, della difesa dello spazio. Quando va all'estero, negli stand c'è anche la dicitura Ministero della Difesa, Ministero, cioè ICE, che adesso passerà all'Istituto del Commercio Estero, che adesso passerà sì, al il MISE. Punto non è che quindi è illegittimo quello che faceva prima, il punto è che fa il Ministro della Difesa sì, allora, e quando, decide guarda, i contratti Stefano, dei suoi ex datori di lavoro. Quando questo è un problema in qualunque paese civilizzato. Un'iniziativa politica non è e noi il punto. Stampa, io per prima credo, ravviseremo un qualche favoritismo, un qualche... No, non è favoritismo, il punto è che... Una qualche azione, non accidenti al lasciamo finire. Ah, perdonami, un'altra cosa che mi viene in mente, la legge Bassanini, che distingue l'indirizzo politico del ministro dalla capacità di spesa del ministero, che non è in ho capo capito, al ma ministro, non in questo caso ai generali, perché il ministero ma della il difesa Feltri, sono come... ci sono i generali, non c'è proprio gente che gli passa, il punto non è che Crosetto, le cose sotto mano, il punto ci sono non generali. È che Crosetto ha fatto, farà qualcosa, dici si è messo i soldi, ha fatto cose brutte. Tutto quello che Crosetto farà da ministro ha un impatto molto rilevante, diretto sul fatturato e le prospettive dei suoi ex datori di lavoro. Non è sospetto, questo è un fatto. Sì, beh, è un fatto che non neghi neanche tu, peraltro. È un fatto. Questo è un fatto. Non riprende le intenzioni. È un fatto. Il conflitto di interesse è una situazione oggettiva. Come Berlusconi, quando al governo aveva anche le televisioni e nominava i vertici della Rai. È un fatto. Poi uno può dire: ha nominato quello giusto, quello sbagliato. È un fatto. È un conflitto di interesse, è una situazione di fatto. Professor Montanari?
mi pare che il conflitto e l'inopportunità siano giganteschi, ma accanto agli aspetti, diciamo, formali su cui si potrebbe intervenire con una legge, se la legge non fosse quella di Berlusconi, cosa vuol dire da un punto di vista politico e direi morale affidare il Ministero della Difesa in un paese che per Costituzione ripudia la guerra a una persona che ha quella visione del mondo e ha fatto quel lavoro? Qui c'è un conflitto più proprio sostanziale, direi, di modo di intendere la difesa, che non è fatta soltanto di più armamenti, ma dovrebbe essere fatta di molte altre cose. Si rischia di intenderla in un modo, in un momento come questo, davvero pericoloso e drammatico. Cioè, oltretutto c'è un conflitto, direi, politico, filosofico, fondamentale su cosa debba essere la difesa in un paese come il nostro. Oltre al fatto allora, che si sta discutendo di una difesa europea, non di una difesa che nazionale. Che ancora non c'è, temo anche che non ci sarà per lungo tempo, temo.